Ricettuzza fantastica oggi, caro Sidi Betty, andremo a fare insieme la Käsekuchen ai mandarini, ovvero la cheesecake tedesca con una base di biscotto croccante all'esterno e un ripieno cremoso al suo interno di formaggio e mandarini. Vi sembreranno tantissimi gli ingredienti, ma in realtà sono ripetitivi, quindi ingredienti che per lo più avete a casa, a parte i mandarini della barattolo della latta. Vi dico subito quali sono gli ingredienti per la base, ma prima vi ricordo che vi potete iscrivere al canale, è gratuito per chi ancora non l'avesse fatto, e potete commentare e lasciarmi un feedback giù nella descrizione del video se vi piacciono le mie ricette. Per prima cosa andiamo a fare la base, quindi andiamo a inserire, potete impastare a mano oppure inserite in un food processor, il mio è mal ridotto ormai, lo utilizzo da 8 anni e l'ho scassato. Vi vado ad elencare gli ingredienti: 350 g di farina 00, 175 g di burro freddissimo, un uovo della misura M, 2 cucchiaini di lievito per dolci e 80 g di zucchero e 2 g di sale. Questi andiamo a utilizzare per andare a fare la nostra base, quindi andiamo a mettere tutto all'interno, 2 cucchiaini di lievito per dolci e il burro freddo da frigo, mi raccomando. Andiamo a chiudere e andiamo a fare frullare il tutto per 2 secondi, il tempo che si miscela tutto e si sabbia tutto. Quindi facciamo partire il nostro food processor. Ovviamente, come vi ho detto prima, caro Sidi Betty, potete impastare a mano. Io lo faccio qua, così non si riscalda troppo l'impasto. Ottenuta la nostra sabbiatura, andiamo ad aggiungere pure l'uovo. Finito! Quindi andiamo a trasferire su di una spianatoia. Andiamo a prendere il nostro impasto e ovviamente, caro Sidi Betty, mi sono già imburrata una tortiera a cerniera del diametro di 28 cm, ok? Quindi vado a prendere il mio impasto che al momento sembrerà un po' grumoso, ma deve essere così, carusi. Adesso lo compattiamo con le mani velocissimamente. Andandolo a maneggiare con le mani, come potete notare, il vostro impasto si andrà a compattare benissimo. Questa frolla non c'è bisogno che la fate raffreddare in frigo, quindi andate a spolverizzare una spianatoia con abbondante farina e andate a formare un disco dello spessore di 3 mm, ok? Aiutatevi con una paletta per allargarla così non si appiccica. Mettetela sulla base della vostra tortiera, dopodiché andiamo a stendere delle strisce per andare a formare anche i bordi alti. Quindi andiamo a completare tutti i bordi, dopodiché andiamo a ritagliare l'eccesso con una rotellina dentellata o con un coltello. Dovete lasciare un bordo di 2,5 cm, 3 cm massimo di altezza. Ok, carusi? Con quello che vi rimane, carusi, potete tranquillamente andare a fare dei biscottini. Ciao! Buongiorno! Mi sono svegliata ora. E tu non ne vuoi fare ricette con me? Sì, ma ciao. Sì? Sì. Andiamo a mettere questa qua in frigorifero e accendiamo il forno già a 175 gradi. Abbiamo acceso il forno a 175 gradi, la nostra base è all'interno del frigorifero, così si raffredda un po'. Andare a preparare la farcia al formaggio è semplicissimo, carusi. Gli ingredienti che ci serviranno sono 70 g di burro fuso a microonde, un po' di estratto di vaniglia a piacere, ma ci sta, carusi,
3 uova della misura M, 185 g di zucchero, 750 g di formaggio quark, 65 g di farina, a piacere gli aromi. Io metterò pasta di mandarino e pasta di limoni, ok? Dopodiché andiamo ad utilizzare 2 latte di mandarini da 312 g, i quali saranno circa 500 g di mandarini. In più dobbiamo conservarci 100 ml di succo che andiamo a prelevare dalla latta. Quindi, carosi, facile facile facile, andiamo a mettere burro insieme allo zucchero, l'estratto, il formaggio quark. Per chi non lo trovasse, potete sostituirlo con 250 g di mascarpone e 500 g di ricotta, ok carusi? Lo sciauro che fanno. Questi aromi sono a scelta, ma la scorza del limone vi consiglio, se non ce l'avete, di metterla, o la scorza dei mandarini. E vado a mescolare, vado ad unire pure le uova. Andiamo ad inserire anche 750 g di formaggio quark. Quindi continuiamo a mescolare. Ciao! Quindi andiamoci a setacciare la farina. Un setaccino più grande, no, Carusi? Vado al risparmio, va. Setacciate sempre la farina per evitare che si formano grumi. Quindi andate a mescolare sempre così. Finito! Il nostro impasto è pronto. Ovviamente facciamo sempre un po' di lordia. Vado a prendermi una marisa e vado a prendermi metà dei miei mandarini. Metà li vado a mettere nell'impasto, l'altra metà li vado a mettere sopra, a mo' di decorare, così facciamo capire che è una cheesecake ai mandarini. Ovviamente potete utilizzare i mandarini freschi, però dovete andarli a pelare e ad eliminare tutte le scorzette, quindi andarli a pelare a vivo. Per evitare sto lavoro andiamo a prendere quelli nel barattolo. Questo è l'impasto che dobbiamo ottenere. Finito! Andiamo a riprendere la nostra base dal frigo. Il forno già è arrivato a temperatura. Andiamo a colare la nostra base. Quindi andiamo a livellare tutta la superficie e adesso andiamo a fare le nostre decorazioni. Ho fatto a forma di raggiera, ma voi potete fare come meglio preferite le vostre decorazioni, ovviamente è a scelta. La nostra torta è pronta per andare in forno a 175 gradi, forno statico preriscaldato per 50 minuti. Ma prima andiamola a sbattere. A dopo! Abbiamo fatto un po' di ordine, adesso Carusi di Betty andiamoci a preparare la glassa, ovvero una sorta di gelatina per rendere lucida la superficie. Andiamo ad utilizzare 100 g del succo di mandarini che abbiamo messo da parte, 2 g di gelatina in fogli e mettiamola in ammollo in acqua fredda. Mancano 10 minuti alla fine della cottura della nostra torta e andiamo ad inserire anche un cucchiaio raso di zucchero. Portiamo quindi a bollore. Arrivato a bollore, vado a spegnere, vado ad inserire la gelatina all'interno e vado a mescolare. Ovviamente questo a fiamma spenta, ok? Quindi andiamo ad uscire anche la nostra torta. Quindi ancora da caldo, guardate che meravigliosa, andiamo a
mettere un spennellare un po' di gelatina che abbiamo fatta leggerissima, carusi, perché mi serve solo a dare lucentezza e a mantenere la torta più a lungo. Lasciamo raffreddare completamente e ci vediamo dopo. Prima di servirla, minimo 2 ore in frigo. Quindi una volta che raffredda, posizionatela 2 ore in frigo e poi servitela, perché è una torta che l'ho mangiata fredda, carosi, ok? A dopo. Io vi consiglio di provarla, è davvero buonissima. Noi ci vediamo la prossima dalla cucina del cuore. Ciao!